Sollecitato da alcuni di voi un breve video tutorial sulla nomenclatura del pianoforte, ma già ne abbiamo parlato perché abbiamo parlato delle parti fisse, delle parti mobili della meccanica del pianoforte. Torniamo un attimo su questo argomento e ringraziandovi per tutti i complimenti che ci state facendo, veramente sia per i video che per il nostro sito, che vi ricordo pianoconcerto.it, e vi ricordo anche di iscrivervi al nostro forum di discussione. Grazie. E dunque, allora, la nomenclatura è una cosa molto delicata, anzi, in proposito vorrei farvi vedere un testo in 6 lingue, scritto da Schimmel, che è il testo ormai adottato a livello europeo, che contiene, potete senz'altro procurarlo, ecco, forse facciamo vedere bene l'edizione. È molto importante perché contiene tutta la nomenclatura di tutte le parti, sia del pianoforte a coda che del pianoforte verticale. Quindi noi adesso qui parleremo delle parti principali, dei nomi delle parti principali, e non me ne vogliate se qualche termine forse non sarà proprio esatto oppure si discosterà leggermente. L'importante dalla nomenclatura ufficiale, l'importante è che non generi confusione, come abbiamo detto con qualche mio insigne collega. Quindi per esempio mi viene in mente subito, ecco, un esempio che, sul quale ritorneremo in seguito parlando della meccanica di trasmissione. Io ho chiamato quella famosa levetta che ha reso celebre il pianoforte, la leva di scappamento, l'ho chiamata leva di scappamento, propriamente si chiama montante perché fa montare il martello verso la corda, però vedremo anche che non è poi del tutto improprio chiamarlo leva, perché è una vera e propria leva con un vero e proprio fulcro, anche una forza potente e una forza resistente. Quindi quando abbiamo questi due elementi dobbiamo per forza chiamarla leva. In questo caso possiamo usare appunto un doppio termine, anche se poi quello coniato ufficialmente a livello europeo è montante. Ecco, su questa linea adesso noi ci muoviamo e riepiloghiamo un pochino come nomenclatura le parti del pianoforte. Abbiamo qui uno stairway e come parti fisse, quelle che adesso vediamo, naturalmente, anzi è molto importante proprio su questa marca il cosiddetto mantello che vedete che forma la curva del pianoforte. Sappiate che in questa marca e forse anche altre case lavorano questa parte in modo molto particolare, cioè nel momento in cui nasce il pianoforte una serie di legni incollati, un fasciame composto di un certo numero di legni viene messo sotto una pressa e improvvisamente viene serrata e in quel momento si forma la sagoma del pianoforte, nasce il pianoforte. Quindi è molto importante, io ho assistito anche a questa fase ed è molto emozionante. Ecco che il mantello, cioè la cassa del pianoforte, viene irrobustita, se possiamo vedere sotto, ma forse è difficile vederlo, viene irrobustita da, ecco, da un cancello, cioè da alcune traverse che poi formano appunto la cassa e robustiscono la struttura.
in basso, dato che siamo già in basso, vediamo la lira della pedaliera che contiene il pedale di risonanza, il pedale cosiddetto una corda che sposta la meccanica verso destra e fa suonare i martelli su parte diversa del martello e tre corde oppure su due corde, e il pedale tonale. Salendo, sappiamo che appoggiata alla struttura, importante, l'amplificatore del suono del pianoforte è la tavola armonica. La tavola armonica sotto viene irrobustita da alcune traverse chiamate catene, cioè dei listelli sempre di abete bianco di risonanza, che vengono incollati una volta che la tavola armonica viene cosiddetta caricata, cioè gli viene data una certa bombatura, una certa forma. Qui vediamo il telaio metallico in ghisa. Che viene montato ovviamente nella parte anteriore, nella parte laterale, e qui invece in particolare sul pianoforte Steinway ha anche dei bulloni chiamati trifoni che regolano la sua altezza. Sul telaio sono montati i perni del telaio, intorno ai quali girano, come vedete, le corde. Le punte del telaio, punte o perni del telaio. La corda, come vedete, passa dalla punta del telaio sul ponticello sotto al capotasto e viene avvolta sulle caviglie. Quindi riepiloghiamo: punta del telaio, ponticello. I ponticelli nel pianoforte sono due: il ponticello degli acuti e medi acuti e il ponticello, vediamo laggiù, più alto delle corde dei bassi. Sappiamo che la funzione del ponticello è di trasmettere la spinta, il carico della corda sulla tavola armonica. E la caviglia ha invece il compito di avvolgere la corda e di creare una certa tensione. Vediamo anche qui questa piastrina di metallo che crea la scala duplex, ovvero la parte della corda che risuona, cioè il retrocorda. La caviglia, come già abbiamo detto in altri video, è microavvitata in un sommiere di legno, molto spesso è stratificato. E quindi ha una certa tenuta sia a contrastare la corda sia alla sua torsione. Ecco, quindi poi vediamo le corde che sono, sappiamo, di due nature. Le corde bianche sono fatte di acciaio armonico, le corde cosiddette filate di acciaio e di rame avvolto.
intorno all'acciaio, da uno speciale filacorde. Sopra intravediamo anche gli smorzatoi, cioè la parte terminale della meccanica degli smorzatoi che è sotto. Gli smorzatoi servono a smorzare il suono delle corde, quindi quando alziamo il pedale di risonanza le corde saranno libere, come pure quando suoniamo un tasto, tornando alla posizione di riposo lo smorzatoio smorza il suono della corda. Venendo ancora nella parte anteriore, abbiamo la calatoia o coperchio della tastiera e il tavolaccio che intravediamo togliendo la lista del tavolaccio. Il tavolaccio è questo, dove poggia il telaio della meccanica di trasmissione, questo che adesso vedremo in dettaglio sul modello. Nella parte superiore abbiamo il coperchio diviso in due parti, vedete, incernierate, e l'asta anch'essa divisa in due parti. Forse può andare giù, ecco, a seconda delle posizioni che vogliamo ottenere del coperchio. Bene, ora adesso passiamo alla nomenclatura invece della meccanica di trasmissione. Bene, iniziamo a parlare ora della nomenclatura, esclusivamente ricordando anche, rammentando qualche cosa sulle funzioni, ma principalmente la nomenclatura delle parti della meccanica di trasmissione del pianoforte a coda. Qui viene simulato con questo legno il tavolaccio, cioè dove tutta la meccanica poggia. Abbiamo, ricordate, il tasto, che è una leva di primo grado, che ha un fulcro centrale o perno centrale del tasto, eccolo qua, perno centrale del tasto che passa in una fessura feltrata chiamata mortasa e è guidata anche da un'altra fessura che è qui sotto chiamata mortasa anteriore. La mortasa anteriore scorre su un perno ovale che si chiama perno anteriore del tasto. Per stabilire il giusto affondo e per attutire il colpo della discesa del tasto si usano delle rondelle di carta e dei mollettoni tondi. Anche qua si usano delle rosette, così chiamate, di carta e di cashmere per livellare l'altezza della tastiera. Il tasto, nella sua parte posteriore, poggia sul feltro poggiatasto. È un feltro, un mollettone duro, della stessa natura del mollettone anteriore. Esaminando ancora le parti che riguardano il tasto, qui troviamo il pilota di ottone che spinge il cavalletto in alto e il paramartello che para il martello nel suo colpo forte, durante il suo colpo forte. Possiamo anche togliere il tasto, ecco, riepilogare e vedere, no? Vediamo, così possiamo vedere anche sotto la mortasa anteriore del tasto. Queste guarnizioni sono in panno di cashmere, già abbiamo fatto vedere la qualità di questo panno.
la copertura del tasto, che un tempo veniva fatta in avorio, adesso l'avorio è stato proibito e quindi abbiamo dei materiali simili all'avorio oppure delle resine particolari. Il tasto è fatto in abete, anticamente veniva fatto in tiglio. Abbiamo il pilota, che vedete è avvitato sul tasto e ha il compito di spingere in alto il cavalletto della meccanica. E qui su un ferro abbiamo una testina feltrata e rivestita in pelle che si chiama paramartello, cioè ha il compito di parare il colpo del martello quando discende nel suono forte. Quest'ultimo piccolo feltro serve ad alzare, a ricevere il cucchiaino della meccanica degli smorzatoi. Bene, mettiamo da parte il tasto così possiamo vedere più liberamente le altre parti. Questa seconda parte, tutta questa seconda parte, anche un po' se magari un insigne collega mi ha un po' contestato su questo, io ho trovato come nomenclatura il nome cavalletto, ma può chiamarsi anche leva della meccanica, perché in fondo è la leva intermedia della meccanica che spinge il martello in alto. Vabbè, chiamiamolo cavalletto. Qui abbiamo la parte inferiore chiamata tallone, che viene feltrato. Il tallone è quello che per primo riceve, no, la spinta del pilota, ricordate? Ecco, se adesso noi mettiamo il tasto, vediamo bene che cosa accade. Ecco qua, vedete? Vedete? Poi abbiamo il cavalletto propriamente chiamato, cioè quest'asta del cavalletto. Abbiamo il montante, eccolo qui, il montante, o leva, permettetemi di chiamarla leva di scappamento, proprio perché un pezzo che ha un fulcro, una parte potente, che sarebbe l'incontro tra questa leva e il bottone feltrato, e una parte resistente che sfugge sul rullino, dobbiamo chiamarla leva, ma comunque chiamiamola per nomenclatura ufficiale montante, montante di scappamento. Abbiamo due bottoni feltrati, regolabili. Il bottone feltrato appunto del montante di scappamento e il bottone di regolazione dell'inclinazione del montante rispetto al rullino. Un terzo bottone, nella parte posteriore, serve a regolare l'altezza del montante rispetto al livello superiore della leva di ripetizione. Questa, abbiamo già detto nei precedenti video, si chiama leva di ripetizione. La molla del cavalletto, che agisce sia sulla parte del montante sia sulla leva di ripetizione. Passando alla terza leva, che è quella del martello, abbiamo una forcola del martello. Scusate, ho dimenticato che sul cavalletto, anche qui, essendo una leva, c'è una parte fissa chiamata forcola e un perno chiamato centro del cavalletto. Anche alla terza leva abbiamo una forcola e chiamata forcola del martello, vite del martello e perno della forcola del martello. Che ne determina il movimento, vedete? Il rullino, che ha il compito di ricevere la spinta del montante per portare il martello in alto verso la corda. Lo stiletto del martello e il martello propriamente detto.
Qui abbiamo un, scusate non è molto fisso sul modello, forse anche un po' troppo distante, abbiamo un feltro di riposo del martello, che comunque deve distare dallo stiletto un circa 3 mm, 4 mm. Passando all'altra meccanica, che è quella degli smorzatoi, abbiamo il cucchiaino, abbiamo qui anche la meccanica dello smorzatoio propriamente detto, cioè la leva della meccanica imperniata sulla forcola della meccanica degli smorzatoi. Abbiamo lo snodo, vedete, lo snodo della meccanica, della leva della meccanica, il ferro che passa attraverso un foro feltrato, la testa dello smorzatoio. Alla testa dello smorzatoio viene fissato un apposito feltro che serve a smorzare il suono della corda. Questo piccolo pilota che vedete in basso non sempre si trova su tutte le meccaniche, ma se quando si trova serve a determinare il livello della leva rispetto al cucchiaino. Cioè si può in questo caso regolare ciascuno smorzatoio e far alzare lo smorzatoio a metà corsa del martello. Quindi abbassando e avvitando per esempio il pilota si abbassa il cucchiaino e quindi lo smorzatoio si alza prima, oppure si può ritardare. Ecco. Sia la leva del cavalletto, sia la leva del martello, cioè la serie di cavalletti e la serie di martelli, vengono incernierati, imperniati mediante la forcola su una barra che li riceve tutti, chiamata barra dei cavalletti e barra dei martelli. Passando alla meccanica del pianoforte verticale, vedremo qualcosa di molto simile, almeno come nomenclatura. Tasto molto simile. Come vedete, c'è un pilota, c'è un perno centrale del tasto, c'è una mortaia centrale, ci sono anche qui delle rosette di cashmere, delle rosette di livellazione. Ci sono anche qui, c'è anche anteriormente una mortaia feltrata, un perno anteriore, un mollettone, un feltro di riposo del tasto. Il pilota, anche qua, spinge in alto la leva della meccanica, forse qui propriamente chiamata, vedete, è una sola leva, perché non ha leva di ripetizione, quindi non è un cavalletto composto, non è una leva composita, ma una leva semplice, che monta subito il montante, appunto, o come io chiamo leva di scappamento, chiamiamolo montante che spinge il martello in alto, vedete? Lavorando su quello che è chiamata noce del martello. Il montante ha una piccola molletta di richiamo e ha il solito bottone feltrato che determina il momento in cui lui deve sfuggire
dalla noce del martello. Ecco, faccio vedere ancora. La noce è ovviamente anche qui guarnita di pelli e di feltri. E la leva è incernierata mediante la sua forcola e il suo perno alla barra della meccanica, che qui vedete è unica, perché riceve sia la forcola della leva della meccanica sia la forcola della noce del martello e addirittura anche quella della meccanica degli smorzatori. Sulla noce del martello viene montato un nasetto che serve ad incontrare il paramartello. Una piccola cinghietta aiuta il martello ad essere richiamato indietro. Salendo troviamo l'astina, qui non si chiama stiletto, si chiama astina del martello, e il martello propriamente detto. La barra di riposo dei martelli, che in questo caso è mobile, perché qui nel pianoforte verticale, sapete, non abbiamo il pedale, una corda, abbiamo una sorta di pedale del piano, che è un po' un artificio, avvicina un po' i martelli alle corde, quindi dà meno forza al tasto. Il martello quindi, quando viene avvicinato, colpirà la corda con meno energie. Passando alla meccanica degli smorzatori, vedete che la leva della meccanica ha anche qui un cucchiaino che fa allontanare lo smorzatoio dalle corde, quando, presso a poco, quando il martello è a metà strada tra la posizione di riposo e la corda. Abbiamo una meccanica semplice, vedete anche qui una leva di primo grado incerniata al centro. Abbiamo un ferro, una testina regolabile, un bottoncino anzi regolabile, e una testina feltrata. Ecco, si può vedere anche da questa angolazione. Ecco qua, che lascia la corda. Ma diciamo, abbiamo detto un pochino le cose principali, non voglio scendere troppo nel tecnico perché, come ricordo, questi nostri incontri devono servire un pochino a conoscere e a correlare poi la conoscenza del nostro strumento anche alla nostra tecnica pianistica e a tutto quello che riguarda il mondo del pianoforte. Ecco, parleremo nei prossimi incontri, spero tra breve, di qualcosa che interessa la tecnica pianistica in generale, e allora cominceremo anche a fare delle correlazioni con il funzionamento dello strumento e vedremo quali sensazioni possono destarsi in noi quando applichiamo certi gesti fondamentali di base nella tecnica. Va bene, per ora grazie e vi ricordo, iscrivetevi al nostro forum di discussione, al nostro sito pianoconcerto.it. Vi ringrazio sempre per i grandi complimenti che ci fate e per averci sempre seguito. Grazie.